Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Da molto tempo che non facevo un video, un mese, ma per me molto tempo, perché ho avuto un po' di impegni personali che mi hanno tenuto lontano, insomma. Nel frattempo però ho fatto tante cose. Ecco, oggi stavo preparando per la seconda volta, stavo preparando il pesto che la scorta che mi faccio, diciamo, per l'inverno. E non ho registrato quando l'ho praticamente raccolto dal mio orto, che nel frattempo ha dato i suoi frutti, anche se quest'anno devo dire che con le piogge, il sole forte, siamo arrivati a 50 gradi, insomma, non è stato proprio un gran raccolto. Allora, quello che volevo dire è che non sto rispettando la tradizione genovese di come si fa il pesto per vari motivi. Uno, perché mio figlio appena compro i pinoli li divora, quindi questo sarà un pesto con quello che ho a disposizione. C'ho le noccioline campagnole, c'ho le noci e le mandorle. Il basilico l'ho appena raccolto, l'ho lavato. E naturalmente perché l'ho lavato? Perché nel mio orto comunque ci sono dei gattini che passeggiano, insomma, le mosche, insomma, mi dà fastidio pensare che possa non essere pulito, quindi preferisco lavarlo, anche se in realtà la vecchia tradizione dice che il basilico andrebbe pulito con una pezzolina umida. E non bisognerebbe usare il frullatore, cosa che io invece userò perché non ho un mortaio di marmo. Quindi la tradizione vuole il mortaio di marmo, vuole i pinoli, ma questa è la mia ricetta di oggi. Ne ho fatte anche altre con altri ingredienti, nel senso a quello che ho a disposizione, solo con pinoli, solo con noci o anche con i pistacchi che a me piace moltissimo. Vi dico intanto le quantità, se volete ve le indico anche nell'info box, se volete provare a fare anche voi questa ricetta. Allora, di basilico ne ho circa 210 grammi, diciamo 200, ora non bisogna essere fiscali così. E 100 grammi invece ho messo di misti di noci, mandorle e le noccioline campagnole. Ho messo anche 100 grammi di olio extravergine di oliva che è di nostra produzione e 10 grammi di sale. Questa, diciamo, è la crema base che io faccio perché usando il frullatore, a differenza del tritatutto, non ha una lama ideale per frullare appunto il basilico tutto insieme con le noci, con o con i pinoli, quindi faccio un pochino alla volta. Ecco, nel corso mentre frullo aggiungo ancora in totale altri 50 grammi di olio, quindi con 200 grammi di basilico più o meno io uso 150 grammi di olio extravergine di oliva e 100 grammi di pinoli, noci, pistacchi, insomma quello che ho a disposizione. Non so se avete notato, ho messo, ed è opzionale, con questa quantità mezzo aglio a pezzettini, perché a me piace, però non esagero perché risulta piuttosto pesante. All'inizio avete visto il mio congelatore, io non li etichetto perché mi piace la sorpresa, cioè una volta apro, mangio, non lo so, gli spaghetti, un'altra volta mi piacciono le farfalline con il pesto e magari sento il sapore dei pinoli o in un altro sento il sapore dove prevale magari la noce, che a me piace tantissimo. Il formaggio naturalmente è anche opzionale, nel senso che ad esempio io ne preparo per mia figlia, ne preparo dei contenitori senza il formaggio, lei non mangia il formaggio. Comunque con questa quantità di basilico io metto circa 100 grammi di formaggio misto fra pecorino e parmigiano, ma se non avessi il pecorino metterei solo il parmigiano. Ecco. E una cosa importante che volevo dire, si danno dei colpetti con il frullatore senza tenerlo molto acceso, giusto per non surriscaldare troppo il basilico. Ed ecco il nostro pesto.
da buon prepper, naturalmente cerco di prepararmi quando appunto ho prodotti dell'orto oppure a chilometri zero presi da un contadino di fiducia, di prepararmi giusto qualche scorta. Questa forse è una delle poche ricette in cui preparo non un detersivo ma una salsa. Quello che volevo dire, a quella che ad esempio metto a congelare dentro bicchierini di plastica o anche altri contenitori senza formaggio, è perché a noi ci piace anche variare. Molte volte io aggiungo anche del tonno, oppure aggiungo delle gocce di limone, pochissime. È un pesto veramente gustoso, estivo e piace a tutti. Questa è la porzione che metto da parte per stasera. Stasera mangeremo farfalline con il pesto, e quando si conserva in frigorifero, a parte che resterà solamente pochi minuti, un'ora nel frigorifero, quando si conserva nel frigorifero va coperto di olio e va tenuto 3-4 giorni, non di più. Gli altri invece riempio questi contenitori e li metto nel congelatore. Ecco, questa è una porzione per circa 4 piatti di pasta. Non ce l'abbiano con me, naturalmente, chi prepara il pesto come vuole la tradizione, ma in base all'attrezzatura che ho a disposizione e anche, diciamo, alla materia prima che ho a disposizione, questa è la versione che ho voluto mostrarvi, ho voluto condividere con voi. Naturalmente faccio sempre un pochino di danni. È un basilico che adesso è andato un pochino oltre, quindi ha fatto già i semi e cerco di prepararmi per l'inverno, quindi ho già riempito dei contenitori, delle buste con il basilico. Adesso farò il pesto e poi vedremo più in avanti, insomma, di condividere altri video. E spero che il video vi possa essere d'aiuto, non lo so, se volete provare questa ricetta molto semplice con quello che avete in casa. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo. Ciao!